Sono Sandra Losi, consigliere dell'Ordine degli Architetti della provincia di Modena. Nell'introduzione di oggi i temi trattati hanno riguardato il contributo degli architetti nella gestione dell'emergenza e nella fase di ricostruzione. Da parte degli architetti non solo locali c'è stata una manifestazione di disponibilità volontaria per contribuire a risolvere appunto sia i problemi della fase di emergenza che quelli della ricostruzione. Relativamente ai temi dell'emergenza, dal 2004 è stato avviato un progetto che ha come obiettivo la realizzazione di una rete di presidi locali composta da tecnici volontari. È stata attivata fino a questo momento la fase di formazione e, nonostante la mancanza ancora di un protocollo d'intesa per il lavoro sul campo, sono stati messi a disposizione della regione 120 architetti che sono stati coordinati dalla Federazione degli Architetti Emilia Romagna sia a livello nazionale che regionale. Principalmente sono stati impiegati per sopralluoghi nell'ambito dell'edilizia civile con la compilazione di 6.000 schede AEDES. Va sottolineato che una criticità è stata proprio la sottovalutazione del ruolo dei professionisti sia per gli aspetti specifici relativi al danno, ma anche come soggetti a supporto delle amministrazioni. Per le fasi successive alla prima emergenza, varie sono le iniziative che sono messe in campo, nell'ottica di individuare possibili settori e azioni in cui le competenze degli architetti e dei professionisti in senso più ampio possono rendersi significativamente utili con fattive e qualificate prestazioni anche di volontariato nelle diverse situazioni. Riguardo ai temi del recupero, si sono attivati dei gruppi di lavoro che pongono attenzione non solo al recupero dei centri urbani, ma a tutto il territorio coinvolto e vogliono avviare e mantenere un dibattito aperto e condiviso proprio sui temi del recupero e della ricostruzione, coinvolgendo tutti gli attori, incluse le comunità, e individuare così modalità e criteri anche attenti alla salvaguardia di un patrimonio che ha forti valori storico-identitari e che sta seriamente rischiando di essere cancellato. Va specificato che vanno individuati criteri condivisi. Un altro campo è quello che riguarda l'etica professionale. È stato stilato un protocollo etico rivolto alle persone ed anche ai luoghi che vuole garantire una prestazione qualificata anche ai cittadini più deboli, che difficilmente hanno accesso a prestazioni professionali particolarmente costose, ma assolutamente necessarie in questo momento. Ancora è attiva un'attività per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose in collaborazione con il gruppo Interforze della provincia di Modena. Ancora, da ultimo, ma non meno importante, c'è sempre una collaborazione con gli organismi preposti alla redazione degli atti della ricostruzione e ancora un servizio che si sta attivando per i professionisti per risolvere i problemi più tecnici legati proprio alla compilazione delle pratiche per la ricostruzione e per l'accesso ai finanziamenti.